L'importanza di un convegno che si sta e si è tenuto qua a Ferrara, che convegno è, che cosa deve emergere da questo convegno? Ah, questa è una società scientifica internazionale dedicata allo studio delle malattie neurovascolari, quelle classiche come l'ictus che sapete è la seconda causa di morte e frequente causa purtroppo di disabilità, ma anche questo gruppo che è un gruppo interdisciplinare crede fortemente che le malattie vascolari Offrono uno specchio di spiegazione per malattie sconosciute che sono le cosiddette malattie neurodegenerative, quindi Alzheimer, demenza, sclerosi multipla, Parkinson, vengono tutte studiate anche da un punto di vista vascolare. E ogni anno, diciamo, questi gruppi si ritrovano per questo meeting. Oggi. Tante le novità emerse, prima di tutto quella legata a Brave Dreams che aveva diciamo così, una sorta di epilogo ma dal quale poi invece si è ripartiti. Così. Beh, è una specie di araba fenice, cioè noi ci eravamo lasciati su uno studio tutto sommato negativo che era quello che aveva spacchettato i dati senza suddividerli, in cui non erano emerse delle, delle evidenze, ma in cui eravamo fortemente convinti. Che esistesse un sottogruppo di persone con sclerosi multipla che potesse avvalersi di un intervento di angioplastica nelle vene giocolari. Il problema era come identificarlo eh, in anticipo. Quindi, sotto analisi che sono state fatte attraverso un gruppo internazionale, che ha in cieco riclassificato tutti i filmati degli interventi. Questi filmati sono stati eh, praticamente suddivisi in presentazione favorevole a fare l'angioplastica col pallone, presentazione non favorevole. Andando poi a vedere che cosa era capitato, abbiamo visto che le presentazioni favorevoli hanno un rischio bassissimo di avere nuove placche. Eh, di sclerosi multipla, diciamo nel corso del cosiddetto follow-up del controllo dopo, viceversa le presentazioni sfavorevoli è come se non avessero fatto un intervento, cioè hanno lo stesso andamento di persone che fanno esclusivamente la terapia medica. La cosa quindi il messaggio importante è che persone che eh, sarebbero sottoposte a questi interventi a pagamento in modo inutile, vengono praticamente protette da questo tipo di destino. Ma persone, e sono una percentuale non piccola, ecco che può andare a seconda dei casi, fra il 30 e il 50%, possono essere trattati con vantaggio ecco, da questa tecnica, andando quindi ad, ad, ad avere un'ulteriore arma nella nell'arsenale delle terapie possibili. Quando pubblicheremo questo, diciamo sarà un'evidenza importante e quindi questo potrebbe anche portare che in centri ovviamente eh, di riferimento, non dappertutto, questa terapia eh, possa anche essere erogata un domani attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Quindi adesso, oggi è stato ufficializzato questo passaggio molto importante il prossimo step quale sarà? Il controllo su quei cose come vi muoverete qua a Ferrara? Ma adesso diciamo quello che eh, dobbiamo fare è che eh, questi risultati vengano pubblicati vengano soprattutto anche diffusi e discussi eh, in una successiva fase naturalmente essendo uno studio no profit che è stato eh, praticamente eh, finanziato con eh, denaro pubblico questa cosa dovrà essere considerata e discussa in ambito politico e quindi queste sono sicuramente il lavoro che noi dobbiamo fare ecco. ultima domanda la faccio dalla parte del, dei pazienti dei malati che hanno questa patologia che insomma continuano a sentire delle informazioni, prima negative, positive, negative, dalla parte del malato, da chi è paziente, che cosa si sentirebbe di dire? Che consiglio darebbe? Dunque, che noi abbiamo avuto dieci anni molto travagliati perché non si è avuta mai la pazienza, né da parte dei pazienti, né da parte degli oppositori, né da parte di chi era d'accordo, di attendere che la ricerca finisse. La ricerca è stata in questo modo ostacolata e impiegato ancora più tempo. Non è colpa di nessuno, però questo è quello che è avvenuto. Probabilmente se avessimo potuto lavorare bene eh, avremmo guadagnato qualcosa come 5-6 anni e quindi queste cose sarebbero disponibili con un lustro di anticipo. Quindi quello che io prego adesso è di lasci andare avanti i ricercatori, di lasciarsi interfacciare senza condizionamenti con chi ci governa in modo da poter presentare queste cose e poterle rendere reali.